Molte battaglie in Senato per la legge sul biotestamento. Dopo l'accelerata dei giorni scorsi, questo mercoledì il fronte del no si è fatto sentire compatto, presentando ben 3.005 emendamenti, più di quelli depositati in commissione, che erano 2.970. Più della metà sono firmati da Alternativa Popolare, il partito del ministro Lorenzin e di Angelino Alfano, mentre la Lega Nord si è assestata su 1.203. Nessun emendamento da parte del Movimento 5 Stelle e del PD. Intanto il primo voto sulla legge ha respinto la pregiudiziale di costituzionalità.